Buongiorno a tutti, appuntamento speciale in diretta, siamo live sulla pagina di Anni 60 News, pagina Facebook dedicata questa mattina all'appuntamento delle elezioni regionali che si celebreranno il 5 novembre, come sapete, due ospiti di primo piano, il candidato, ora gli chiederemo se ancora è candidato, il governatore Giancarlo Cancellieri, buongiorno. Buongiorno a voi. E buongiorno anche all'onorevole Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera. Buongiorno a voi. Grazie intanto per la vostra disponibilità. Allora, dicevamo, Cancellieri, è ancora candidato dopo quello che è capitato ieri, dopo la pronuncia del Tribunale di Palermo che ha sospeso, diciamo, l'esito delle regionarie? Sono stato e rimango ancora candidato del Movimento 5 Stelle. Noi presentiamo la lista a breve e andiamo avanti perché noi queste elezioni regionali le vogliamo vincere. Pronunciamento del Tribunale riguardo il ricorso, noi ci difenderemo nelle sedi opportune, ma continuiamo a pretendere di avere il diritto di poter scegliere i nostri candidati. Lo ha fatto la gente. Tra l'altro io ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che il Movimento è l'unico che ha fatto le primarie in questa campagna elettorale. Gli altri sono stati tutti i candidati che chi è stato scelto a Roma oppure chi è stato scelto comunque all'interno di una stanza da segretari di partito. Nessuno ha avuto uno slancio democratico come il nostro e quindi questo per noi diventa comunque un punto di forza. Però pur non di meno continuiamo lo stesso a parlare di programmi, stiamo presentando gli assessori, stiamo girando in Ebro in questo periodo e incontrando i sindaci dei piccoli comuni. Ieri abbiamo fatto due tappe. Ora glielo chiedo. Un sindaco di 900 abitanti e uno di 600. Ora ci arriviamo. Intanto volevo chiedere, siccome il ricorso è stato presentato da uno degli attivisti del vostro movimento che ha parlato di un problema di trasparenza, è così? Ma assolutamente, io credo che una persona che non vuole firmare un codice di comportamento che è praticamente alla base delle nostre regole, io poi alla fine non vedo il perché debba avere anche il diritto di candidarsi. Cioè noi abbiamo detto a tutti quelli che si vogliono candidare con noi, devi accettare le regole del movimento e soprattutto devi accettare le regole di buon comportamento che noi mettiamo, perché quello è il nostro codice etico, di cui chiaramente i partiti sono sprovvisti. Quando tu ti ostini a dire che non lo vuoi firmare, allora io non capisco perché dovresti avere anche il diritto di poterti candidare. Mi sembra una cosa che è talmente lineare, talmente logica, che io fino ad oggi ho incontrato solo cittadini che ci hanno andato avanti perché questa cosa è assurda. Allora Di Maio, non è la prima volta che capita una cosa del genere all'interno del vostro movimento, c'è qualcosa da rivedere nelle regole, diciamo, del vostro movimento? In realtà il Movimento 5 Stelle è nato per non diventare un partito. Ci siamo dati delle regole in questi anni che in parte non erano neanche previste dalla legislazione. Molti di questi ricorsi da azzeccagarbugli che ci piovono contro per provare a fermarci nascono dal fatto che molte persone non riescono a concepire la possibilità che in Italia non ci siano partiti, soltanto partiti, ma ci siano movimenti che per esempio non chiedano ai candidati di versare una quota parte dei loro stipendi al partito, ma chiedono di firmare un codice etico che riguarda il fatto che sei incensurato, il fatto che ti comporterai secondo il programma elettorale. Io credo che la nostra normativa dal punto di vista delle forze politiche in Italia sia un po' arretrata, tiene presente ancora un sistema novecentesco rispetto a quello che oggi stanno diventando le forze politiche. Detto questo, voi avete un termine bellissimo in Sicilia che si dice, che ho imparato in questi anni, che è nemici della contentezza. C'è sempre qualche nemico della contentezza che deve fare qualche ricorso per provare a fermarci. È bellissimo questo termine. Io continuo a considerare queste persone solo nemici della contentezza, ma Giancarlo Cancellieri è il nostro candidato alla presidenza della regione, come lo sono i candidati nelle liste. Giustamente il giudice ha dovuto accogliere il ricorso, faranno tutti i loro iter, però niente ci può impedire di presentarci alle elezioni regionali. Poi se qualcuno sta provando a fermare il Movimento 5 Stelle con i ricorsi, non ha capito di che pasta siamo fatti. Lei ieri ha rilasciato una dichiarazione dicendo che c'è tanta paura in Sicilia nei confronti del Movimento. Che significa? Allora, io nel giro di una settimana ho visto una persona che fa un ricorso per fermare Giancarlo Cancellieri alla presidenza della regione, un esponente di centrodestra che dice che siamo come l'AIDS, come l'AIDS,
se avessi detto io quella frase non la direi mai, ma se l'avesse detto un esponente del Movimento di Forza Italia, Miccichè, sì. Se avesse detto questa frase un esponente del Movimento 5 Stelle starebbe sulla CNN e su Al Jazeera, invece se ne è parlato pochissimo. Dall'altra parte il centrosinistra, vedo che Renzi ormai parla più di Cancelleri che di me, sono pure un po' geloso perché aveva un'ossessione per me, adesso ce l'ha per te. Io vedo tanta paura intorno al Movimento 5 Stelle e fanno bene perché ora nessuno ha considerato quindi una la cosa. La paura è da parte dei partiti allora. Ma certo, perché da parte dei cittadini invece vedo molta paura per i vecchi partiti, perché l'hanno già governata questa regione. E io vedo da una parte i cuffariani e i lombardiani che si stanno rimettendo insieme intorno a Musumeci, che Musumeci era quello che criticava questa parte qui. Dall'altra parte vedo Crocetta che si mette di nuovo nelle liste del PD. Chi vota Micari vota Crocetta, teniamolo ben presente, visto che hanno fatto un accordo di non belligeranza e che andranno insieme. Questo scenario qui mi porta a dire: siamo l'unica alternativa per quest'isola, lo faremo con tutta l'umiltà del caso se ci chiederanno di governare questa regione, con tutte le difficoltà del caso, però proviamo a cambiare un attimo rotta, a cambiare, a rimettere questa regione sul binario giusto. Quindi Cancelleri tira dritto, giustamente anche dal suo punto di vista, e ha presentato già l'assessore, ha indicato diciamo l'assessore all'agricoltura. Perché si comincia dall'agricoltura? Ma io l'altra volta l'ho detto, comincio dall'agricoltura perché per me è un pensiero proprio romantico della nascita, la terra ci dà la vita. E a me piaceva partire da lì, partire da una donna, che ci vogliono donne in politica. Stamattina mentre venivamo qui in auto con Luigi parlavamo proprio di questo. Ci vogliono donne in politica, la politica deve innanzitutto cominciare ad avere i tempi alle donne, che non sono quelli normali, perché la donna è anche mamma e madre, spesso ha più dei figli, c'ha pure sì. Mariti a figli. È stato anche un po' criticato per questa sua frase. Ma io, guarda, io credo che ci sia grande rispetto in questa cosa, perché quando ho detto che la terra ci dà i frutti come le donne ci hanno i figli, cioè nel senso, non voglio sminuire, anzi voglio assolutamente esaltare il ruolo della donna. Questo significa che le donne ci hanno dato la vita, e credo che qualunque altra cosa da aggiungere è superflua. Cioè, questo diventa davvero il più grande complimento che si può fare. Io ho grande rispetto e ce ne vogliono di donne in politica. Mi piace il fatto di essere partito dal primo assessore che è anche una donna, proprio perché Federica Argentati è una persona che vale molto e lo ha già dimostrato nella prima conferenza stampa raccontando quello che ha intenzione di fare. Io la conosco da 5 anni perché è stata presidente del distretto degli agrumi di Sicilia, ha gestito praticamente un distretto che ogni anno praticamente fattura 250 milioni di euro. C'è una persona che porta avanti una grande qualità anche del lavoro e ha coordinato delle grandi aziende siciliane, fra l'altro in un settore che purtroppo per le direttive comunitarie non è stato non è sempre diciamo ben protetto, ecco, né dalla regione né dallo Stato. Ma adesso il prossimo passo è quello di presentare ogni settimana un assessore. L'altra volta dicevo anche l'idea di cominciare ad allargare, perché il movimento è stato sempre visto come quelli che non hanno la classe dirigente, che non sanno fare politica, che sono inesperti, che gli mancano le competenze. Allora, l'Argentati è un agronomo, è una persona che da 25 anni si occupa di agricoltura, conosce benissimo le dinamiche regionali, e l'abbiamo messa all'agricoltura e alla pesca. C'è una persona che comunque già i feedback che ci arrivano dal mondo produttivo sono tutti positivi. Bene, cominciamo a lavorare con lì. Dall'altra parte, in questi giorni stiamo incontrando i sindaci, ho detto loro che l'assessore alle autonomie locali, a me, io la proposta l'ho fatta, se accetta dirò anche chi è poi, perché lo presenterò, ma io vorrei che chi si occupa dei sindaci, chi si occupa dei problemi dei sindaci, dei problemi dei comuni, altri non può essere che un sindaco, quindi alle autonomie locali noi ci metteremo un sindaco. E la notizia, la vera notizia, è che non è un sindaco del Movimento 5 Stelle. Quindi che sto raccontando con questo racconto? Cioè, che cosa che voglio dire? Il messaggio qual è? È quello che stiamo aprendo, cioè stiamo allargando, che non siamo una forza come ci hanno dipinto sempre gli altri, che non sa dialogare. Noi siamo pronti a dialogare, che vogliamo dialogare con gli uomini e le donne di buona volontà, non con quelli che ti cercano le poltrone. È inutile che io vi venga a dire: ah, se vinciamo le elezioni però non abbiamo la maggioranza, allora sono pronto a sedermi al tavolino e a parlare col PD e con Forza Italia. Ma se nel momento in cui mi vedrete seduto ad un tavolo col PD e con Forza Italia, vuol dire che avrò accettato cominciare a parlare di poltrone. E questa è una logica che a noi non ci appartiene. Noi parleremo con tutti quelli
che non ci chiederanno mai nulla, ma che vorranno darci un contributo in termini di idee, in termini di progetti, in termini di tutto quello che è la soluzione dei problemi siciliani. Però solo da questo possiamo partire. Non è finito il tempo del Manuele Cengelli, della spartizione dei posti di governo, di sottogoverno. Questa è roba che appartiene a loro. Chi fra i cittadini ama ancora quello stile di far politica, quella esperienza lì che hanno loro, legittimamente li voti. Noi non stiamo trattenendo nessuno, noi stiamo raccontando un modo nuovo di fare politica, un modo nuovo di interpretarla. E il 5 novembre ovviamente per noi diventa, come dire, un referendum sui partiti. Da un lato ci sono loro e dall'altro lato ci siamo noi. Io chiedo solo alla gente di darci la possibilità di andare a governare una regione che quegli altri che oggi si candidano l'hanno governata tutti, i Cuffaro, i Lombardo, i loro assessori che oggi si candidano con Musumeci, Crocetta che si candida con Micari, loro hanno governata questa regione e l'abbiamo visti qual è la loro qualità, se la sono spolpata, l'hanno dilaniata, l'hanno ridotta allo stato in cui è oggi. Ma dall'altro lato ci siamo noi, questa regione non l'abbiamo mai governata, chiediamo una possibilità, chiediamo alla gente per una volta di avere uno slancio di coraggio e di mettere nelle mani dei cittadini, perché saranno le loro mani a guidare questa regione, il 5 novembre di fare questa scelta qui. Mi corregga se sbaglio, Di Maio, Cancelleri sta indicando, diciamo, a mano i suoi assessori, mi sembra di capire che c'è anche un atteggiamento diverso da parte del Movimento nei confronti, diciamo, di proporsi, di proporre chi deve collaborare, il presidente, insomma il sindaco del Movimento 5 Stelle in questo caso, nell'attività pubblica. Nel caso in cui lei, come sembra probabile, sarà candidato premier 22-23-24 a Rimini, ci sarà la grande convention del Movimento, in questo caso anche lei da candidato premier indicherà, diciamo, i suoi ministri, a differenza di quanto è successo magari in altre realtà come ad esempio a Roma, in cui invece il sindaco ha chiesto i curricula. Ma io ho sempre detto una cosa, che il Movimento riuscirà ad andare al governo del paese se si aprirà alle migliori energie di questo paese, fermo restando che il 24 settembre sapremo chi sarà il candidato premier e quel candidato premier poi individuerà i candidati ministri nei mesi successivi alla sua elezione, prima delle elezioni politiche. Ma con quale criterio? I criteri saranno semplicemente la scelta del candidato premier nel mettere insieme sensibilità politica, capacità e onestà, secondo me, che è un criterio che abbiamo sempre cercato di adottare nel Movimento 5 Stelle. Però il discorso che faceva Giancarlo è molto importante. Noi non vogliamo essere un movimento autoreferenziale. Il fatto che si individuino persone che non erano del movimento come assessori, cioè che non erano persone che erano nostri attivisti o nostre persone che stavano iscritte al movimento, ma aprirsi a realtà per individuare assessori come quella del Consorzio delle Arance Siciliane, quella di un sindaco che non è del movimento mettendolo a capo dell'assessorato ai sindaci, è un progetto di governo del paese, mettere insieme i migliori, e secondo me questo può farlo il Movimento 5 Stelle, perché il sol fatto che noi individuiamo i candidati ministri o i candidati assessori prima delle elezioni testimonia una semplice cosa, che non dobbiamo spartirci nulla, perché il problema vero delle nomine degli assessori nelle grandi coalizioni è che poi quelli non possono nominarli prima, perché il punto è: tu mi porti 100.000 voti, se me ne porti 150.000 più della seconda lista, io ti do due assessorati, alla seconda gliene do uno e così. Io credo che la sfida del Movimento di presentare una squadra di governo a livello nazionale prima delle elezioni politiche sia anche una testimonianza di serietà. Mentre gli altri dovranno fare accordi il giorno dopo le elezioni, noi non chiediamo agli italiani di votare a scatola chiusa, anche perché io vedo tanta sfiducia nei cittadini italiani per il semplice fatto che nel 2013 chi ha votato Berlusconi si è ritrovato, nel 2008 chi ha votato Berlusconi si è ritrovato Monti. Nel 2013 chi ha votato Bersani si è ritrovato Letta, Renzi e Gentiloni. Questi meccanismi qui dobbiamo cominciare a fermarli con chiarezza prima, e quando noi, e se dovessimo essere la prima forza politica del paese alle elezioni politiche del 2018, anche se non dovessimo avere la maggioranza, noi presenteremo quella squadra di governo e quel programma alle Camere, chiederemo a tutte le forze politiche un atto di fiducia nel far partire il governo, e poi punto su punto ragioneremo insieme per le leggi, nessuna spartizione di poltrone, infatti, altrimenti questo tradiremo anche noi gli italiani. Infatti questo le stavo chiedendo, perché il problema a Roma quanto a Palermo potrebbe essere la vittoria del Movimento 5 Stelle senza avere i numeri però per governare effettivamente. Chiariamo una cosa sulla regione, perché conosco bene i meccanismi dell'Assemblea regionale siciliana, qui la fiducia non c'è. Sì, l'elezione diretta del presidente della regione, esatto, che spero sia Giancarlo Cancelleri, e Giancarlo Cancelleri avrà la sua autonomia di governo nella regione. Poi è chiaro che sui dossier importanti
noi rileviamo che i programmi ormai ce li hanno copiati tutti, perché Giancarlo quest'estate ha lanciato l'idea del commissario agli sbarchi che deve essere il presidente della regione siciliana, perché sui porti siciliani devono uscire i siciliani. Bene, l'hanno messo quasi tutti nel programma, quindi vorrà dire che lo voteranno tutti quanti, questa mozione per impegnare il presidente ad andare a chiedere questo a Roma. La verità è che se guardiamo i programmi, tutti vogliono fare le stesse cose, però poi la credibilità starà alla prova dei voti all'ARS, quindi ci fa anche piacere che comincino a copiare alcuni dei nostri punti, perché se non dovessimo, ma spero ci sarà, avere la maggioranza all'Assemblea regionale siciliana, avremo tante comunanze di intenti. Allora, Cancelleri, secondo sondaggi, insomma, che hanno una valenza relativa, comunque ci sarebbe un testa a testa tra lei e Musumeci, e con Musumeci, che a quanto pare è più famoso, diciamo così, più noto di lei, mentre lei sarebbe, invece in lei i siciliani ripongono più fiducia. Come vede questo sondaggio, questo testa a testa, insomma, Ma guarda, veritiero? i sondaggi lasciano il tempo che trovano, noi non li abbiamo mai guardati, né quando sono stati positivi, né tantomeno quando sono stati negativi. O meglio, in realtà, fammelo dire, non li abbiamo mai guardati quando sono positivi, perché comunque poi alla fine, se ti cominci a montare la testa e ti adagi sugli allori, poi perdi terreno e gli altri chiaramente ti raggiungono. Quindi è meglio comunque continuare a pensare, che sei indietro, che sei molto indietro e quindi devi correre ancora e non ti puoi risparmiare. Quando chiaramente sono negativi, li abbiamo guardati per vedere se effettivamente stavamo sbagliando qualcosa. Ti possono dare questo senso. C'è un testa a testa? Non lo so. Io sto girando moltissimo, insieme con Luigi stiamo incontrando tantissime persone. Incontriamo, purtroppo quello che ti devo dire è che in realtà siamo testa a testa con un'altra vicenda, che è quella dell'astensionismo, perché io Infatti, sì. incontro tre persone che mi dicono che ci sostengono, però poi ne incontro altre tre che mi dicono che a votare non ci vogliono andare. 54% a Ed è quanto un pro pare. e questo è un problema, capito? Allora, io ho grande rispetto per gli avversari, non temo nessuno, ho grande rispetto per gli avversari, si facciano la loro campagna elettorale, io spero che prima o poi comincino a parlare anche di temi, perché fino ad ora sappiamo tutto di chi sarà presidente, vicepresidente, i loro assessori, di come saranno composte le liste. Abbiamo scoperto che in Sicilia non c'è più il ticket, ma c'è il tricket, perché sono in tre adesso a farsi la roba, cioè ti hanno coniato tutti i termini disparati. C'abbiamo rettori universitari che si firmano il congedo, presidente, si mettono in aspettativa da soli. Chi gliela firma aspettativa? Io vorrei capirlo, perché forse se la firma da solo, visto che è il rettore all'università. Non lo so, cioè, sembrano battute e banalità, però sappiamo tutto di loro. Ma non sappiamo niente delle loro idee. Noi siamo siciliani, io sono un cittadino siciliano, sono un candidato, sono un loro concorrente, ma da cittadino vorrei anche leggere quali sono le loro proposte per i miei problemi e i problemi della mia comunità. Non ho visto. Allora, mi vorrei confrontare su tanti temi, su tante cose che abbiamo proposto, però gli avversari continuano ancora a essere latitanti. Io continuo a parlare con i sindaci, stiamo intervenendo su tutte le problematiche dei comuni, stiamo parlando con loro. Beh, non ci so. Allora, questo è un problema dell'astensionismo che dobbiamo cominciare, cioè no, che dobbiamo cominciare, che noi stiamo cercando di arginare, stiamo raccontando alla gente che c'è un'idea diversa di questa regione che vogliamo mettere in atto. Io spero che ne riusciremo a convincere il più possibile. Perché comunque alla partecipazione, al momento democratico, ci dobbiamo tenere tutti, dobbiamo davvero tutti batterci. Questa non è una battaglia di partito, una battaglia di movimento, una battaglia di una parte della politica, deve essere la battaglia di tutti per riportare la gente a credere di nuovo nelle istituzioni. È chiaro che con gli esempi che abbiamo avuto fino ad oggi, credere nelle istituzioni è davvero difficilissimo. Io spero che se dal 5 di novembre i cittadini siciliani ci saranno la possibilità di governare questa regione, di fare una azione praticamente di smacchiamento dell'immagine della regione siciliana, che per cominciarla a fare percepire ai sindaci, ai cittadini, a tutte le persone che ogni giorno si rivolgono, non come il nemico pubblico numero uno, ma come il maggiore alleato che possono trovare nella vita pubblica di questa regione. È ardua, però secondo me è una mission che ci dobbiamo dare, Io assolutamente so che avete indispensabile. tanti appuntamenti e quindi vi devo lasciare, però volevo chiedere a Di Maio, riguardo, la Sicilia è un po' fanalino di coda riguardo l'utilizzo dei fondi europei, però a quanto pare quei fondi europei sono davvero l'ultima risorsa, forse l'ultimissima risorsa per crescere o per dare un po' di sviluppo a questa terra che ha sempre sofferto negli anni a causa di, insomma, di tante vicende, vicissitudini politiche, insomma, tutto quello che vogliamo. Lei ci crede a questi europei? Allora, io sono costretto a credere ai fondi europei semplicemente perché voglio dire ai siciliani sono soldi vostri. Voi tenete presente che ogni anno all'Unione Europea diamo circa 20 miliardi di euro e ne rientrano 12. Quindi
Quindi noi delle nostre tasse diamo al bilancio dell'Unione Europea più dei soldi che entrano di nuovo qui. A questo si aggiunge, come dice sempre Giancarlo Cancelleri, il fatto che dei fondi diretti che abbiamo a disposizione come regione siciliana se ne sono utilizzati pochissimi, da centinaia di milioni non si sono utilizzati neanche 600.000. Perché? Perché soprattutto i piccoli comuni o i medi comuni italiani e in particolare siciliani che potrebbero utilizzare questi fondi facendo accesso diretto direttamente alla Commissione Europea senza passare per la regione, per la burocrazia, non hanno né i progettisti interni perché ci hanno pochi dipendenti e non attrezzati per fare questi progetti e né la possibilità di affrontare la compartecipazione, quindi con una parte i fondi comunali e un'altra per accedere ai fondi diretti. Che cosa vogliamo fare noi? Nel programma delle regionali siciliane nostre, un ufficio presso l'assessorato all'innovazione e alle attività produttive della regione siciliana che metta a disposizione esperti ai sindaci siciliani per accedere a quei fondi. Poi le dico pure un'altra cosa. Non possiamo pensare che l'unica soluzione per trovare soldi in Sicilia siano i fondi europei. Noi dobbiamo tagliare i vitalizi, tagliare i megastipendi, eliminare le spese inutili, accorpare le partecipate che sono state create molto spesso ad hoc per metterci gente dentro, soprattutto nei consigli di amministrazione. Cominciamo a recuperare risorse e reinvestiamo lì. Poi se dopo qualche mese riusciamo ad andare anche al governo del paese, io ci credo tanto, l'obiettivo è la nostra portata, non solo taglieremo spese inutili a Roma, ma andremo anche ai tavoli europei a chiedere di sforare il limite del 3%, che ormai siamo rimasti gli unici a rispettare. La Spagna sfora, la Francia sfora, la Germania sfora a suo modo col surplus commerciale e faremo investimenti soprattutto nelle infrastrutture, e la prima regione in cui bisogna investire in infrastrutture, soprattutto ferroviarie e infrastrutture stradali, è proprio la regione Sicilia. Quindi quel famoso 3% è possibile sforarlo, no? Beh, Rajoy lo fa in Spagna, infatti cresce al doppio di noi la Spagna. La Francia non ha mai rispettato sostanzialmente, fuori dal 3% da anni. La Germania sfora il surplus commerciale perché esporta più di quanto potrebbe e dovrebbe rientrare nei ranghi. Tanti paesi in Europa hanno sforato questi limiti, noi abbiamo sempre fatto i compiti a casa perché ci dicevano dovete stare in questi limiti per ridurre il debito pubblico, ogni mese segniamo il nuovo record di debito pubblico, quindi anche la ricetta non funziona, dobbiamo andare in Unione Europea e ricontrattare questi parametri anche dicendo una cosa, noi vi diamo 20 miliardi di euro all'anno, voi o ci permettete di cambiare questi criteri o una parte dei 20 miliardi ce li teniamo e con quei soldi costruiamo l'infrastruttura in Sicilia e in altre regioni. Cancelleri, per chiudere, ci sono tante cose da fare in Sicilia, ma la prima cosa da fare qual è? No, la prima cosa da fare è riacquistare la fiducia e la credibilità agli occhi dei cittadini, quindi la prima cosa che farò appena, cioè se ci daranno questa possibilità, entrerò lì, sarà riunire la giunta e fare una delibera con la quale dimezziamo gli stipendi dei parlamentari, aboliamo i vitalizi e istituiamo un fondo per le borse di studio per giovani neolaureati e dall'altra parte un fondo per dare la possibilità alle donne giovani che sono libere professioniste e imprenditrici autonome di poter finalmente rimanere incinta senza avere il problema di quando staranno male chi andrà a lavorare al posto loro, perché faremo un fondo per dare la possibilità loro di avere un co-manager, cioè una persona che per i primi 3 anni di vita del bambino ti viene ad aiutare quando stai male, oppure ti sostituisce quando non puoi andare a lavorare e quindi ti dà comunque la possibilità di diventare mamma e di avere la cosa più bella del mondo, che è una famiglia, figli e tutto quanto. Un paese civile deve avere questo. Partiamo da una piccolissima idea che mi ha regalato, io lo cito sempre perché comunque poi siamo diventati anche amici, il dottor Michalizio, che è il presidente dell'associazione Famiglie Numerose, che però nell'ottica del fatto che siamo una comunità e quindi dobbiamo avere solidarietà, aiutarsi gli uni con gli altri, chi sta meglio che aiuta chi sta peggio, lo dico sempre questa cosa, Luigi mi prende ogni tanto, me lo prende in giro quando... però lui, ma invece di portarmi davanti un'idea per le famiglie numerose di cui lui è presidente di questa associazione, mi ha portato prendendo un'idea per chi ancora una famiglia non ce l'ha, cioè significa davvero pensare agli altri, essere davvero una comunità, è molto bella questa cosa, l'abbiamo messa nel programma, questa è la prima cosa che facciamo. Dopo dobbiamo mettere mani a tutto, ci vuole lavoro, ci vuole infrastrutture, ci vuole una sanità di qualità che dobbiamo rimettere in piedi perché se la sono spolpata, e poi dobbiamo mettere mano a quella che è la più grande vocazione che questa terra ha, che deve diventare la più grande impresa di turismo del mondo. E noi abbiamo tutte carte in regola, ci abbiamo il sole, il mare, i beni culturali, le bellezze naturalistiche, però serve semplicemente un minimo di organizzazione, serve togliere l'immondizia alle strade.
Ma guarda, l'altra volta che abbiamo parlato, io ti rispondo come ho risposto l'altra volta. Se riusciamo a mettere in piedi un sistema di infrastrutture che mi riesce a portare da Catania o da Palermo in maniera veloce, qui anche in zona, la provincia di Messina è quella più secondo me non c'è bisogno di costruire una nuova infrastruttura aeroportuale. Va diversamente bene. Se rimaniamo con le strade che per venire da Catania a qui ci devo stare due ore e mezza, certo, percorrendo praticamente quella che poi alla fine è diventata una strada statale, perché o vuoi o non vuoi siamo sempre una corsia, cioè sono di più i tratti in una corsia soltanto, certo, che quelli praticamente in percorrenza normale. Quindi se non riusciamo a fare questa cosa qui, allora dobbiamo ripensare davvero di rilanciare questa zona, va rilanciata come tante altre. Io vengo dalla provincia di Caltanissetta, anche lì è una zona depressa dal punto di vista turistico perché non si riesce ad arrivare. Il problema è uno: quando sei lontano dalle grandi direttrici viarie, purtroppo diventa difficilissimo cominciare a fare turismo. E voi qui a Capo Orlando devo dire che ci riuscite con un immane sforzo, perché i turisti che arrivano qua non sono turisti, sono degli eroi. Però noi non possiamo chiedere alle persone che vengono in Sicilia di diventare eroi. Gli diamo eroi. Un premio ogni volta che arrivano. Cioè, istituiremo una medaglia al valor civile che il presidente della regione darà ai primi 10 turisti che ogni anno arrivano in Sicilia. Dai. Bene. Speriamo. Io vi ringrazio. Grazie magari a voi. Oggi non avete la tenuta per fare il bagno come avete fatto l'ultima volta con la foto sott'acqua. Sì. Diciamo però... che quella fase della campagna è finita con Agosto. Adesso giacca e cravatta, pancia a terra e parlare con più persone possibile. Grazie all'onorevole Di Maio, grazie all'onorevole Cancellieri. In bocca al lupo a tutte e due. Grazie, buon lavoro. E buongiorno. Ciao, buongiorno.